Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati su Resident Evil 7 e ricominciamo da dove ci siamo fermati la scorsa volta. Nella puntata precedente ci aveva chiamato Zoe per diciamo aiutarci a scappare da questa casa dei pazzi. Fusibile. Ah, ok. Quello che mancava lì sopra. Quando non c'è niente, solo un corpo. No, non mancava più, era giù. Infatti era giù. La centralina era qui. Infatti ora sto ricordando. Ok. Torniamo sopra. Tranquilla, sono io, tranquilla. So che non volevi farmi alcun male. Secondo me non volevo dire. Hai esagerato! Fa un cazzo di male! Che non sa se bene tutti i colori questo. Come si fa? Ah, anche devo utilizzare il mouse. Ma sa dove l'ha preso? Oh, allucinante. Ci ha amputato la mano come se niente fosse. Fermarla, mettere la fine a tutto. La sua, io immagino che questo qua si alza pure. Niente, un pezzo di carne sanguinante. Ora immagino che si spruzza un po' di Megadeth sopra la ferita e gli ricresce la mano. Che dobbiamo fare? Torniamo qui, è sempre chiuso. Ma presumo di che dobbiamo andare a medicarlo. Ah, ok. Andiamo qui. Vediamo cosa succede. Scala. Ah. Uno scantinato segreto. Vediamo che c'è qui. Ah. Pistola. Come la prende? Con l'altra mano. Soluzione okay. Medica. Perfetto. Ecco, quando la fai la guerra. Se gli ricresce. No. Sarei solo disinfettata. Perfetto. Vediamo se ora non muore questa pistola. Che c'è qui? Non c'è niente. Sono la responsabile. Fatica a caricare. Thank you.
amo. Manca una voce. E quindi finalmente è morto tu. Cioè dobbiamo andare come se niente fosse. Oh, si rialza di nuovo. Immagino. Benvenuto in famiglia! E ci ha dato il benvenuto. Non morire proprio ora. Hai del lavoro da fare. Ma che? Ci sta spillando la mano. Dove? Dove mi trovo? Che diavolo? Sta sonnecchiare, dormiglione. È l'ora della pappa. E voi, chi siete? Dov'è Mia? Mangia. È buono. Non distinguerebbe il cioccolato dalla merda. Ehi, Luca! Questo? Dannazione, vecchio, non di nuovo. No, ma cos'è sta cosa? Margherita. Il ragazzo ha fame. Una famiglia di pazzi, che dire poco. C'è un giovanotto. Apri la bocca. Oh, Non mangia, Jack, non mangia. Io di la calza di bocca, Margherita. Sei nato per lui. E vattene via di qui. Sei un figlio di puttana. È incredibile, tu, figlio di puttana. Quale non senso mangia, non mangia. Sì. Questa doveva essere una cena da poco speciale. Andiamo. Maledizione. È ancora quel poliziotto. Schifosi. Maiali. Se non ci credo che si riprende così facilmente il protagonista. Questa sta dormendo come se niente fosse. E ora non ci dobbiamo riparare. Così si è liberato. Non so quante parti del corpo abbiamo ancora, siamo rimaste. Proseguiamo. Ok, mi avviciniamo. Mamma mia, che cucina, scarafaggi, tutta nella roba, va. Cioè, non c'è tutta la sola. Non possiamo utilizzare niente, mi sa tanto. Cucchiaio. Cosa abbiamo qua? Una scarpa, non penso che ci serva. C'è qui niente, sempre messo. C'è niente, altre munizioni. Oh, queste sono delle erbe nascoste. Queste sicuramente erano del papà. Ecco qua.
niente, siamo senza pistola. Abbiamo le munizioni, ma non abbiamo l'arma. Garage. Questa è una cosa così. Niente, purtroppo non ci dobbiamo andare. Non è la zona corretta. La percorso corretto. Perché sono dall'altro lato. Ma che... Ma giusto qui è venuto. E che facciamo? Andiamo di qua. Ehi là! È tempo sprecato! Fortissimo. Sei tutto solo. Male. Siamo morti. Vieni fuori, ovunque ti trovi. Ok. Abbiamo capito dove dobbiamo andare. Tranquillo, in teoria qui moneta antica, vediamo dove ci conduce questo seminterrato. Fa spuca ora, no? Mappa casa principale. Possiamo salvare. Salviamo, non si sa mai. Ok. Medikit. Nuovi oggetti. Casa scorta, moneta difesa. Moneta attacco, moneta difesa. Cosa sono queste cose? Sarebbero dei vantaggi. Combiniamolo. Si combina con questo, no? Utilizziamo questo. Moneta attacco. Vediamo, ci possono servire. Moneta ricarica. Ah, prendiamo anche questo, dato che non abbiamo niente da metterci. Nell'equipaggiamento. Vabbè, siamo pieni di ste monete. Facciamo così. Curiamo. E questo è ancora vivo. È molto quello che ha subito. Gli ha pure sfregiato la faccia, non l'ho capito che è successo. Vediamo che c'è. Vivandello. Vediamo il telefono.
da? Abbiamo qui la doccia intanto. Soluzione medica. Dove è successo? È sempre qua dentro. Ah, è sempre qui. Vediamo il diavolo. Zoe, giusto? Chi cazzo sono queste persone? Sta zitto e ascolta se vuoi rimanere in vita. Vattene via da quella casa. Puoi uscire dal salone d'ingresso. Va bene. Oh, è quello che hai al borso, è un codex. Attento, e non perderlo. Io non penso che voglia restare ancora in questa casa. C'è bisogno che lo dice... Ritorniamo qui. Non c'è più tanto quello. Qua ci vuole secondo me qualcos'altro. Relazionare questa porta. Niente. Apri! Ah, il poliziotto dovrebbe essere. Devi aiutarmi. Stia fermo dov'è. Dunque, lei abita qui, signore? Cioè, voglio dire, è casa sua? Sì. Cosa? Io? No, no! D'accordo, ci hanno segnalato alcune persone scomparse di recente. Mi ascolti, mi faccia uscire di qui. Si calmi, la prego. Ehi, mi ha sentito? Ci sono dei pazzi in questa casa che vogliono uccidermi. Va bene, ma mi permetta di dirglielo. Neanche lei mi sembra che abbia tutte le rotelle al loro posto. Dice davvero? Allora, come ho detto, indaghiamo su persone scomparse. E non potrei escludere che un tipo sconosciuto come lei non c'entri nulla. Bene, cosa vuole sapere? Perfetto, iniziamo a ragionare. Ok, incontriamoci nel garage. Continueremo lì. Aspetti. Mi serve la sua arma. Ha davvero perso le rotelle per strada? Senta, agente. Vice sceriffo. Ok, va bene. Vice sceriffo, mi vuole condannare? O vuole salvare un innocente? Un coltellino del cazzo! Ecco, lo prenda. Non posso darle altro. Faccia presto. Vado al garage. Adesso! Ci risolverebbe un paio di problemi. Che me ne faccio di un coltello? Occhio con questo coltellino, vediamo se... Sicuramente dobbiamo andare qui. Infatti... Tagliamo questa tesina. Dobbiamo andarcene immediatamente. Prima mi spieghi che fa qui da solo nel cuore della notte. Io? Lei invece? È il mio lavoro. Perché non mi racconta tutto, eh? Mi risponda. Non crederà alle mie parole. Provi. Ehi, ehi, si fermi. Aspetta, io ho perso tutto il casco. Ma che cazzo? Questa fine ha fatto il poliziotto. Diavolo. Questa è una boss fight. Cos'è la pala? Come gli ha aperto il cervello con questa pala? Che c'è a corto di munizioni? Tu
pensi di potermi ferire? Questa volta lì non c'è niente. Dove diavolo credevi di andare, migliore? Attenzione, tra poco ne vedrai del debole. Cazzo! Ma che cazzo? Niente, ragazzi, sto gioco è fantastico. Non si sa mai cosa possa succedere. Cartucce per fucile. Ce l'abbiamo fatta. Iniziamo, non abbiamo ancora la pistola. Non abbiamo nemmeno quello. Quello è ferito. Diciamo che se la può cavare. E se per noi risalviamo di nuovo. Ok. Immagino che questa strada si deve mettere accanto a qui alla porta. Vediamo se è così. Spara.
ce n'è un altro. Noi siamo dei bonus. Vabbè. Non c'è niente. Vabbè, c'è qui. La sparo. Un'altra moneta. Penso che funziona ovviamente il gioco. Vediamo chi sta chiamando. Te la sei vista brutta con mio padre. È tuo padre? Una volta lo era. Mi dispiace, ma è... beh, lui è morto. Forse potresti anche cavartela. Eh? Cosa? Cavarmela? Vorrei che facessi una cosa, ma non posso spiegarti ora. Potrebbe servirti una sorta di chiave, ma cerca di uscire di lì. Ok. Io mi farò viva. Quadri. Strani. Che cos'è sta roba? Rosa appeso. Ti possiamo scansarsi. Questo è un mondo. Ok. Andiamo avanti, vediamo cosa c'è qui intanto. Ah, non ho spazio. Mannaggia. Queste cose penso che non ci servono più. Vediamo, buttiamole. Ce l'ho fatta a buttare, non penso che ci serviranno più. Vabbè, tanto saliamo sopra. Ah, c'è la nonnina. Piantando qualcosa, che sta facendo? Tutto il rumore. C'è troppo usato, non abbiamo niente per utilizzare. Fa. Vasca da bagno. Di legno. Siamo pieni di questa cosa. Vediamo che possiamo fare. Scultura di legno, l'abbiamo presa. Niente, tanto per... non ci possiamo lavare. No, ancora lui. Hai impressione, non credi? È molto meglio che morire. Si sta rigenerando, cos'è il cervello? La mia piccola ci ha offerto un dono, un bello che sono qui con me. Chiudiamo. Si è rigenerato la testa. Dove si rialza di nuovo questo? Sicuro. Devo usare la spada. Cosa c'è qua? Ah, qua c'è una testa cara. Si doveva mettere in quel pezzo di lì, però non abbiamo niente spazio. Direi di buttare queste monete. Penso che ci serviranno a tanto, eh?
cassetta mia. Ok. Ethan, se trovi il video, so che non puoi più fidarti di me a causa di quello che ho fatto. Ma ci tengo a dirti che quella non ero io. Io non lo so che è successo. C'è così tanto che devi sapere. Eccoti qui. Ci hai fatto proprio preoccupare, signorina. Non posso lasciare. No, ma sono lei io. Ma che cazzo? Si può stare tranquilli in questa famiglia, praticamente. Facciamo dentro. Guarda, c'è qui. Sei chiuso. Scappiamo. Vieni qui, mammina. Ma che... chi è quella di The Ring, Samara? Sopra sicuro. Sono stanca. Essere stanca e stufa delle stronzate. Devo nascondermi. Devo nascondermi. Perché mi stai facendo soffrire così? Che cosa ho fatto per meritarmi tutto questo? Offrirti del cibo e un tetto? Cosa è questo ragazzo? Il protagonista sicuramente. Questa cosa non serve per lui. Ci risiamo. No, non venire qui. Ospitalità, ti offriamo i nostri cuori. E tu invece cosa fai? Vediamo che succede. Ah!
siamo. Ok. Un'altra porta segreta. Allucinante sta casa, no? Vediamo dove ci conduce. Ma se la buca qualcuno sbuca. Siccome è abbastanza numerosa sta famiglia, quindi. Mi sa tanto che li dobbiamo affrontare tutti Fiatore, questi. Vuole che diventiamo una famiglia, dannazione. Tutto ciò che devi fare è accettare il suo cazzo di dono! Ti amiamo! Perché non lo vuoi capire? Unisciti a noi! Questo posto è l'incarnazione del suo dono, ma tu sei... Non provare a scaricare la tua bella fetta di colpa! Non puoi fuggire da lì, signorina! C'è trovato! Chi sono questi? Dove sono lei? Ok. No. E tu dove credi di andare? Questa scena che ti hanno fatto, Mia? Non sento camminare ancora. Ci sarà ancora quello in mezzo ai piedi. Che dobbiamo fare? Scendiamo di qua. Vediamo dove ci porta. Ah, siamo di nuovo di partenza. Facciamo una cosa, facciamo così. Ok. Chi l'ha costruita? Ah, è sempre lui che ci segue. Papà. Ci dà pace. Ah, vabbè. Cosa abbiamo qui? Sì, questi nuovi mettiamo.
Cos'è una tela di pasta al forno. Salvo oggetto. Tanto non abbiamo niente. Ok. Ah, ci metti trovare di più facilmente. Qui faccio qualcosa. No, munizioni. Altre munizioni per il fucile. Ma di qua non ci possiamo andare. E qui che abbiamo? La stampa l'ha fatta spatta. È la stessa onda. Dice giù che mio marito è morto in vacanza, mi è stato su. Oh, guarda, tu sei un idiota. Senza tetto. Cioè, ovviamente questi fanno esperimenti sulle persone. Sono moneta antica, però questa moneta mi ha rotto un po' le scatole, eh? Non so cosa serve, ma ci serve spazio a noi. E qui cosa abbiamo? Cos'è sta cosa? Tutto fuori c'è questo. Fatto di merda. Ok. E pure i mostri quindi ci sono in questo gioco. Vabbè, andiamo bene. Andiamo bene. Ma aspettavo. Credo che si rialzino questi. Siamo ritornati al corridoio. Mamma mia, quadro. Non si apre questa. Cioè, questa stanza, questa casa è una proprio una reggia. È enorme. Scusa, fammi testa di cane. Ho visto una stanza della distinzione del seminterrato. Vado a prendere la chiave per fuggire da questo posto. C'è cosa che non va in mezzo adesso. Ah, il fucile l'abbiamo trovato. Ragazzi, per questo episodio direi che possiamo terminarlo anche così. Mettete un mi piace se vi è piaciuto. Se vi sta piacendo questa serie, e niente. Alla prossima, ciao!